Sì, eccomi. Allora, questo è il video con i prodotti Elf della linea normale invece. Prima ho fatto quello della linea studio, solo che ovviamente, mea culpa, mi sono dimenticata di mostrarvi tre prodotti della linea studio. Scusate, mi sono persa oggi, devo ancora riprendermi dal jet lag. Quindi, vabbè, alla fine sono tre gloss, quindi non è niente di particolare comunque. Ho ordinato due gloss, questi qui della linea studio. Questi si chiamano 2 in 1 Conditioning Gloss, praticamente sono i gloss, quelli che hanno la parte colorata al centro e il gloss trasparente all'esterno. Poi ovviamente quando voi li premete questi due si uniscono o si dovrebbero unire, si spera. Vi faccio vedere come sono, vedete hanno questa spugnettina. Mi piace da matti questo gloss fatto così con la spugnettina, è molto carino. Devo ancora provarlo però non so sinceramente se sia buona o no come applicatore. A vederlo mi ispira, sembra abbastanza buono. Ho preso due colori che fondamentalmente, dove è finito quell'altro, sono abbastanza simili. Cioè, a vederli sembrano quasi uguali, poi se riguardate la luce ovviamente hanno delle leggere sfumature diverse, ma niente di che. Praticamente uno è il Supermodel e l'altro invece è il Love It. Sono entrambi rosa comunque. Uno tende di più sul ha del tipo delle pagliuzze dorate dentro, questo qui. Questo invece è più un rosa, sempre un po' brillante, ma insomma più sul rosa semplice, diciamo. E sempre della linea studio ho preso questo gloss, questo è il Minty Lip Gloss, quindi vuol dire che è alla menta, infatti è alla menta fortissimo, se non vi piace la menta non prendetelo, perché ha veramente un odore forte. A me non dispiace, perché comunque piace un odore fresco, così succede sulla bocca, anche piacevole da sentire. Sì, tra l'altro mi si è appena rotto, me ne sono appena resa conto che ho fatto così. Ah! Scusate, vediamo se riesco ad aprirvelo senza... Ah, che mi si smonti! Forse no, questo dovrò incollarlo. Vabbè, a parte questa piccola defiance, il gloss è questo, appunto, vedete, ha l'applicatore, non so cosa fare, classico, eccolo qui, classico applicatore, niente, niente di eclatante, insomma, odore di menta fortissimo, però il colore mi piace molto, sempre sul rosato, come avrete capito io praticamente i gloss li uso solo sul rosato perché gli altri colori non mi piacciono tanto, tipo quelli sul marrone, sul rosso, sul bordeaux, sul prugna, non mi piacciono. Piacciono solo quelli sul rosa, abbastanza naturali, semplici, niente di troppo vistoso. Questo è il colore Miami, l'ho ordinato apposta visto che sono andata a Miami, me lo sono fatto arrivare a Miami, ho detto voglio il ricordo di Miami e prendo il gloss Miami, anche se questo colore non era quello che volevo, sono impuntata e ho ordinato quello Miami. Oh, e via. Chiusa parentesi, adesso con la linea studio è definitivamente finita, ve lo assicuro. Passiamo alla linea normale. La linea normale sul sito dell'Alfa americano costa un dollaro, come vi ho detto, quindi all'incirca 70 centesimi, quindi pochissimo. Infatti di queste cose ho preso di tutto e di più perché volevo fare incetta. Cominciamo subito. Ho preso il piegaciglia, questo qui della linea normale, perché ne ho sentito parlare bene anche in certe review. Ho sentito dire addirittura che fosse anche meglio di quello della linea studio che costava tre volte tanto. Questo qui, classico piegaciglia normalissimo, penso che sia buono, a vederlo sembra abbastanza strutturato bene, cioè non sembra fatto di schifo, che è la prima volta che lui si spacca, sembra abbastanza buono, vi saprò anche questo dire com'è, insomma però sembra carino, insomma poi per quel che è costato, anche usassi una volta e lo butto, facciamo, non l'ho provato, insomma. Poi ho preso, vendevano questi due temperini insieme, proprio un set di temperini, questi due. Li vendevano insieme sempre a un dollaro, non tanto per questo temperino singolo perché ce l'avevo già, perché se sapete ordinando le matite occhi, forse anche labbra della linea Elf, vi inviano sempre un temperino insieme, quindi questo ce l'avevo già. Mi mancava questo, mi serviva proprio questo con l'apertura grande perché ho preso un paio di matitoni grossi per gli occhi e non avevo, cioè avevo quello che usavo per le matite di scuola, ma mi andava di sporcare quel temperino con il prodotto per il trucco. Quindi ho preso questo, apertura piccola, apertura grande per i matitoni, poi qua ovviamente si può aprire del tutto per pulirlo, svuotarlo, eccetera, eccetera. Insomma, classico temperino, niente di che. Poi ho preso questa terra qui, quella della linea normale, ma non l'ho presa tanto per fare da terra, perché io ce l'ho già questa terra qua, l'avevo presa in una tonalità abbastanza scura, è anche carina, non è male, è un po' scuretta, ha delle pagliuzze dorate dentro, quindi è più estiva più che altro, perché per l'inverno è un po' troppo vistosa. Ho preso la tonalità Luminance, non tanto come terra, ma quanto come illuminante, infatti la tonalità è Luminance. Vedete, è chiarissimo praticamente, io non so se potrebbe usarlo come terra o una cosa del genere. Come pennello ho preso questo qui, l'Eye Sponge, praticamente la spugnettina, quella per gli occhi. Pennellino, quello con la spugnettina, adesso ve lo avvicino leggermente, non so se lo riesco a mettere a fuoco, spero lo vediate.
Questo è un pennello ad esempio che non ho mai visto nessuno a review, quindi evidentemente non l'ha mai ordinato nessuno, io sono la prima, ma mi ispirava. Praticamente l'ho preso questa spugnettina per fare magari il tocco un po' di precisione, magari qui all'angolo dell'occhio, oppure per mettere l'ombretto nella parte qui inferiore, qui sotto, per dare un tocco di colore. Poi ho preso i bastoncini, quelli per le cuticole, nella confezione ve ne inviano due, sono così praticamente, da un lato hanno la spugnettina, quella diciamo un po' più morbida per spingere sempre appunto le cuticole in dentro, e dall'altro lato hanno questa parte qui più affilata, sempre per spingere le cuticole. Adesso io non so bene in che ordine vadano usati, usano la stessa funzione, non ne ho idea, poi provo, sperimento anche con queste, vedo bene come vanno usate. Poi ho preso il waterproof eyeliner pen. Questo ho sentito tantissimi pareri discordanti, cioè chi diceva che non si trovava bene perché dopo 3 volte che l'ha usato si è scaricato, c'è chi invece ha detto no, io mi trovo benissimo, dura da un sacco, eccetera eccetera. Ho detto vabbè, lo ordino e lo provo e vedo su di me come funziona, se ho la fortuna di beccarlo che funziona bene o no. Appunto l'applicatore così a penna che mi piace molto, perché va bene per voi, cioè se siete di fretta, voi lo mettete, quasi impossibile sbagliare con un eyeliner così, tac, fate la riga e siete a posto. Non è da trucchi elaborati, magari è proprio una cosa tutti i giorni, da fare una linea un po' velocemente e via, insomma. Ho ordinato poi ben 3 le shine eraser, insomma le salviettine, le veline, quelle opacizzanti, perché avendo il problema della pelle comunque che tende comunque a diventare un po' unta, spesso purtroppo ho questo problema di pelle, e quindi queste le uso molto spesso, ne ho ordinate 3 e così insomma ho detto per un po' sono a posto. Queste vabbè le conoscete tutti, ve le faccio vedere velocemente se riesco senza spaccare tutto. Si aprono da qui dietro, vedete sono veline in sostanza, semplicissime, voi le applicate sul viso dove avete la zona lucida, queste vi assorbono tutto, in meno che non si dica, e via, insomma sono velocissime da usare e molto utili, comunque io l'ho sempre in borsetta infatti. Ho ordinato poi questo mini praticamente gel con l'igienizzante per le mani, diciamo la mucchina della versione Elf. Questo è quello alle vitamine, c'è vitamine o aloe, mi sembra che si può scegliere, sempre da un dollaro, è veramente piccolino, infatti se vedete, cioè confronto la mia mano, è piccolino. L'ho preso apposta per tenere in borsetta, perché quello della mucchina che ho io è piccolo, sembra piccolo, però poi alla fine tra mille cose che ho in borsa mi è ingombrante, quindi ho detto al limite una volta finito questo poi li butto dentro la mucchina. Questo anche per le borse, soprattutto quelle estive che sono più piccole, voglio portarmi indietro meno peso, questo è perfetto, la versione è proprio mini size. Ho ordinato però i 2 eyeliner, sempre linea normale appunto, questi qui, 1 and 2. Ok, allora, ho ordinato questo che è il glitter sul bronzo, appunto, color bronzo, sì, rame. E poi questi che sono glitter, non sono bianchi, alla fine poi una volta stesi hanno un po' mille sfaccettature, sono i classici glitter, quelli neutri, diciamo, che non hanno un colore particolare, danno un po' di sfaccettature. Questo qua, quel glitter bronzo, è il copper, mentre questo con i glitter chiari è lo Stardust. Esatto, questo se non erro, non vorrei dire una stupidaggine, mi sembra che li vendano in coppia addirittura sul sito, non ne sono certa, però addirittura mi sembra che li vendano in coppia a $1 o $2, forse, non sono sicurissima, comunque costano poco anche questi. Ho ordinato poi queste, i dischetti per rimuovere lo smalto, questi qui, che mi sembra che sul sito inglese, non so se ci sono o ci sono da poco perché non li avevo mai trovati, anche questo è $1, sono 15, no, 18, 18 dischettini per togliere lo smalto, questi da tenere in borsetta per me sono perfetti, perché spesso, cioè io sono maldestra, mi sbecco lo smalto ogni 2 giorni praticamente, e poi quando sono troppo rovinato non mi piace più da tenere sulle mani, lo voglio togliere, che se sono fuori di casa non ho l'acetone, il cotone e tutto quanto, questi sono perfetti, me ne porto dietro, così se voglio togliere lo smalto al volo, qua non qua riesco, insomma. Ho ordinato 3 palettine di ombretti. Anche queste pareri discordanti, c'è chi dice che non scrivono, che non sono buoni, chi invece che si trova bene. Ho detto boh, proviamo anche queste, vediamo. Questa è nuova infatti, questa mi piace da matti, è veramente carina. Tolgo l'applicatore, vi faccio vedere com'è fatta. Questa è così. Ok, questa è la Nymphos Dream e ha dei colori molto carini, sono molto delicati. Ha questo giallo che tende quasi più al dorato, i 2 marroni, uno un po' più con i glitter dorati, l'altro un po' più matto, e questo verde acqua bellissimo, e questa palettina mi piace da matti, non potrò riutilizzarla perché è veramente carina. Una, poi la seconda palettina è la, vediamo qua, la Hazy Hazel, sì,
anche questo colori sul marrone, cioè questo doratino e questo lilla, mi piace da matti questa palettina, anche questa di colori molto, molto tenui, ma non so, mi piacciono abbinati insieme, mi piaceva da vedere, ho detto, allora ordino.